Biglietti, per favore. Posso vedere il suo biglietto? Il nostro treno parte tra... Vediamo. Sì, proprio ora. E partiamo per la tratta ferroviaria più panoramica d'Inghilterra. Sono 115 km di binari tra Shuttle, Yorkshire e Carlisle, Cumbria, con 380 ponti numerati. Sì, contali pure. La tratta segue le curve naturali dei Monti Pennini. Ehi, a qualcun altro sembra di stare in Harry Potter o è solo una mia impressione? Alla fine del XIX secolo, quando la linea fu progettata, c'erano diverse compagnie indipendenti che possedevano varie tratte. La concorrenza era piuttosto dura. La linea Midland, che collegava la costa orientale a quella occidentale, si accordò con un'altra linea per trasportare i passeggeri della Midland su quella tratta. Ma la concorrenza giocò sporco e i passeggeri della Midland si ritrovarono a volte in carrozze attaccate a container di carbone estremamente lenti. La compagnia quindi si rivolse al Parlamento per ottenere il permesso di costruire la propria linea. Mentre aspettava una risposta, risolse la controversia con i concorrenti. Il Parlamento non apprezzò e quasi obbligò la Midland a costruire comunque la linea. La costruzione durò 7 anni e coinvolse 6.000 lavoratori. Alla fine risultò in un vero capolavoro di ingegneria. Alcune parti della linea si sono usurate nel tempo e si è pensato di doverla chiudere del tutto ai passeggeri. Ma il pubblico ha difeso il suo percorso pittoresco preferito e ancora oggi è possibile ammirare da lì la bellezza del paesaggio, dei viadotti e delle gallerie. La ferrovia più pericolosa del Giappone e probabilmente del mondo intero, l'Aso Minami Route, si trova alle pendici del Monte Aso, il più grande vulcano attivo del paese. Non si sa quando si risveglierà, quindi con un biglietto del treno potresti ottenere anche un posto in prima fila per uno spettacolo naturale. Potresti vedere fiumi di lava e la cima fumante di un vulcano dal tuo comodo posto a sedere. Se sei abbastanza fortunato da scampartela, però, sappi che un'altra parte del percorso attraversa un alto ponte di ferro, stretto e privo di recinzione. Una mossa sbagliata e il treno potrebbe finire nel baratro, ma la vista è impareggiabile. La ferrovia Nariz del Diablo, nella cordigliera delle Ande in Ecuador, è situata a 2743 metri di altitudine ed è stata una delle più difficili da costruire. È lunga appena 11 km, ma ti darà il brivido delle montagne russe. Ci sono una rapida salita e una discesa quasi verticale, quindi tieniti forte. L'unico modo in cui i treni possono attraversare un paesaggio del genere è tramite un tracciato a tornanti. Il treno procede in avanti superando un incrocio, poi torna indietro nel tratto successivo prima di procedere di nuovo in avanti. Hai mai viaggiato in treno in mezzo al mare? Il ponte di Pamban in India offre questa opportunità. Ha più di 100 anni e poggia su oltre 100 piloni. La parte centrale si solleva per far passare barche, navi e traghetti. E se sei preoccupato per la tua sicurezza, sappi che il ponte è sopravvissuto a un ciclone che ha raso al suolo un'intera città portuale. L'Indonesia è famosa per i suoi campi verdi come lo smeraldo e puoi vederne quanti ne vuoi se sali su un treno della ferrovia Argo Jedi da Jakarta, la capitale del paese, a Bandung. Preparati ad attraversare un ponte sospeso a 60 metri di altezza, il Cikurutuk Bridge. La città tedesca di Wuppertal possiede una rete di treni sospesi lunga 13 km. Alla fine del XIX secolo la città stava crescendo troppo velocemente a causa del boom dell'industria tessile locale. Era necessario trovare un modo per far spostare migliaia di persone. Era impossibile costruire una classica ferrovia a causa del lungo e tortuoso fiume Wupper. Per questo motivo i funzionari della città indissero un concorso per trovare la soluzione migliore. Come puoi vedere, l'idea della ferrovia sospesa ha vinto. Ora, il viaggio totale attraverso tutte le 20 stazioni dura 35 minuti e si tiene a un'altezza di un edificio di 3 piani, sorvolando strade, fiumi ed edifici. Questo sì che è un percorso panoramico. In Thailandia esiste una linea ferroviaria che attraversa un mercato. La ferrovia del mercato di Mae Klong esiste dal 1905. Il treno si muove piuttosto lentamente e i venditori lo sentono molto prima che arrivi. Rimuovono rapidamente i cesti con la merce, le tende e gli ombrelli dai binari. Il treno passa 8 volte al giorno, così vicino da poterlo toccare con le mani. Una volta passato, il mercato riprende il suo corso. Riesci a immaginare un treno lungo quasi 2 km? Questo treno da 1,9 km ha battuto il record mondiale di lunghezza. La locomotiva trasportava 25 treni elettrici collegati tra loro attraverso le Alpi svizzere per festeggiare l'anniversario delle ferrovie nazionali. Questo viaggio memorabile ha richiesto una lunga preparazione. Gli ingegneri locali hanno effettuato prove per mesi. Hanno dovuto testare i sistemi di comunicazione e di sicurezza e assicurarsi che tutti i macchinisti fossero in grado di informarsi reciprocamente sulle velocità e la pendenza, mentre attraversavano le montagne. Alla fine tutto è andato per il meglio e 3.000 fortunati hanno attraversato per un'ora i paesaggi più belli.
Molti appassionati di treni e fotografi hanno osservato il treno dalle colline mentre attraversava curve strette, forti pendenze, 22 gallerie e 48 ponti, il tutto su una distanza di appena 24 km. È improbabile che tu abbia la possibilità di osservare il paesaggio quando viaggi sul treno commerciale più veloce al mondo, il treno cinese Shanghai Maglev. Raggiunge una velocità di 430 km orari e va dall'aeroporto internazionale di Pudong alla stazione di Longyang Road, circa 34 km in meno di 8 minuti. Anche il secondo treno più veloce del mondo si trova in Cina. Durante i test ha raggiunto una velocità di 418 km orari. Ci sono fino a 16 vagoni con una capacità massima di 1200 passeggeri. A bordo non ci si annoia. Il treno offre intrattenimento, smart glass e ricarica wireless dei dispositivi. In caso di condizioni meteorologiche avverse, può passare alla guida autonoma. È l'unico treno automatico ad alta velocità al mondo. La prossima tratta ferroviaria non è ad alta velocità, ma ha un tocco speciale. I passeggeri devono smontare e rimontare il treno. Succede in Cambogia, dove treni di bambù, chiamati Norrie, trasportano circa una dozzina di passeggeri, bestiame e merci tra piccoli villaggi. Un Norrie è costituito da una singola piattaforma dalla grandezza di un letto matrimoniale e dal motore di un tosaerba o di una barca, che gli permette di raggiungere una velocità di 40 km all'ora. Quando due Norrie si incontrano sull'unica linea esistente, quello più leggero si ferma e i conducenti e i passeggeri lo smontano per far passare quello più grande. Poi lo rimettono insieme, il tutto, in meno di un minuto. Se hai mai desiderato attraversare un intero continente con un solo viaggio in treno, vai in Australia e prendi il GAN, il treno passeggeri più lungo al mondo. Durante l'alta stagione gli vengono aggiunti altri vagoni, rendendolo lungo 1097 metri, con 44 carrozze passeggeri, pronti a godersi lo splendido paesaggio australiano. Il GAN percorre 2977 km dalla città meridionale di Adelaide a Darwin, nel nord. Il viaggio dura 3 giorni e 2 notti. I biglietti costano almeno $4,000. Se hai circa $4,650 da spendere per un viaggio di 4 giorni tra le bellezze indiane, il treno di lusso Maharajas Express è quello che fa per te. Questo treno sfarzoso viaggia attraverso l'India nord-occidentale e centrale e attraversa la maggior parte delle principali località turistiche del paese. È composto da 23 vagoni ed è praticamente un palazzo in movimento per 88 ospiti. Per coloro che si annoiano a guardare la splendida vista dal finestrino, ogni cabina è dotata di TV LCD e Wi-Fi. È possibile scegliere tra cabina deluxe, junior e suite presidenziale.